sul nostro argomento trattato già l'altra volta, quindi il nostro secondo incontro per quanto riguarda appunto la conoscenza e potere, sponsorizzato da Top Option e da Trend Online, scusatemi, e dove sostanzialmente di cosa tratteremo? È un po' la mia view molto personale, vi dico la verità, perché è il mio modo di intendere un particolare strumento che adesso vi presenterò, che sono le opzioni binarie, che è sempre un mio personalissimo punto di vista, vengono tra virgolette trattate in maniera non del tutto corretta da alcune persone, ho visto in giro in generale sui social network o comunque in giro su internet. È uno strumento molto tra virgolette molto particolare, che va preso secondo me in una maniera molto attenta, quindi vanno fatti alcuni studi e vi farò comunque, per coloro che non dovessero essere stati presenti alla prima sessione appunto del webinar di martedì scorso, faremo comunque un piccolo excursus per capire quello che ci siamo detti anche l'altra volta, per darvi appunto la possibilità di poter in qualche modo appunto capire meglio e anche interagire meglio appunto nel caso in cui voi abbiate delle domande da fare. Da dove cominciamo? Allora, intanto ci tengo sempre a sottolineare il titolo su cui ho puntato molto, che in generale mi è subito piaciuto quando mi hanno proposto appunto di fare webinar per Top Option e per Trend Online, perché in effetti è quello che io penso del trading e in generale appunto di questo settore di cui io in particolar modo mi occupo da un po' di anni. La conoscenza intesa anche come preparazione è sicuramente un potere che in qualche modo poi si manifesterà e ci permetterà magari di fare il salto di qualità. E un blogger serio punta molto sull'aspetto formativo perché avere tra virgolette diciamo, dei clienti soddisfatti e quindi dei trader che in qualche modo non dilapidano il proprio capitale, alla fine, ripeto, è interesse di qualsiasi broker serio. E allora puntiamo da questo punto di vista sulla formazione e cominciamo a ragionare appunto sulle opzioni binarie. Facciamo, ripeto, un piccolo excursus per quanto riguarda appunto quello che ci siamo detti l'altra volta e appunto cominciamo un attimo a ragionare appunto sullo strumento. Allora, intanto un piccolo sondaggio iniziale per capire quanti di voi hanno presenziato anche o hanno visto magari registrato il primo intervento e quindi se sanno almeno di cosa stiamo parlando. Quindi la domanda è: eravate presenti o avete visto la registrazione del primo incontro sulla conoscenza e potere? Mi scrivete cortesemente la risposta in chat, grazie. Bene, vedo che più o meno c'è una leggera prevalenza di sì, mi sembra, a occhio così. La trovate chiaramente nel canale, il primo incontro dovreste trovarlo nel canale Trend Online Video su YouTube, appunto dove poi sarà messo, se Dio vuole, se Dio vorrà, anche questo secondo incontro, se riusciremo appunto a salvare il file e a inserirlo. E quindi lo troverete direttamente là. E mi sembra necessario, visto, ripeto, che c'è soltanto una leggera prevalenza di sì, spiegare per il 40-50% delle persone che non erano presenti e non hanno visto la registrazione di che cosa stiamo parlando. Cosa sono le opzioni binarie? Le opzioni binarie, come alcuni di voi probabilmente sapranno, sono degli strumenti che sono simili soltanto in alcuni aspetti alle opzioni tradizionalmente intese. Voi sapete che le opzioni, per come appunto le conoscono la maggior parte di noi, sono strumenti che richiedono uno studio veramente approfondito per poterle maneggiare in maniera, diciamo, non pericolosa. Perché ci sono le cosiddette greche, cioè diciamo, dei parametri che in qualche modo influiscono sulla valutazione dell'opzione stessa e che vanno oltre alla solita valutazione che noi facciamo tenendo conto del prezzo e del tempo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un'opzione, se avessi un'opzione su un sottostante X, io potrei avere, tra virgolette, il paradosso,
di una opzione che magari in qualche modo non segue il sottostante, e non seguendo il sottostante potrebbe esserci il caso in cui il sottostante magari sale e l'opzione che dovrebbe teoricamente seguire il sottostante non si apprezza esattamente nella maniera in cui appunto il sottostante si è apprezzato. Immaginando appunto un'opzione call, se io comprassi appunto direttamente il future o un'azione, dipende appunto da rispetto a cosa, rispetto allo strumento del quale stiamo parlando, io potrei appunto, visto che c'è l'interazione appunto di queste, di questi parametri che si chiamano greche, potrei avere un apprezzamento dell'opzione che non è pari a quello del sottostante. Ora, questo nelle opzioni binarie, questo vale per le call, vale per le put, con le opzioni binarie, tra virgolette, questo non è vero. In che senso? Nel senso che l'opzione binaria è, tra virgolette, una semplice scommessa sul futuro andamento del sottostante, che può essere, ripeto, molto esteso dal punto di vista concettuale, perché può essere un'azione, può essere una valuta, può essere un indice, può essere un future, può essere un future su un indice. Voi sapete che il future e l'indice, il future su un indice e l'indice non è detto che abbiano in un dato momento la stessa quotazione, per vari motivi che adesso non possiamo approfondire. Quindi fare una previsione sul future e fare una previsione appunto sull'indice, cioè sul suo sottostante, non è proprio esattamente la stessa cosa se non quotano dei prezzi molto simili, come a volte può accadere. Quindi nel nostro caso, diciamo, il primo grosso vantaggio è quello di avere sostanzialmente appunto un'opzione che rispetto alla quale noi dobbiamo semplicemente tra virgolette decidere e quindi fare una previsione rispetto a una scadenza che ci possiamo scegliere. Può essere una scadenza di pochi minuti, a volte anche di pochi secondi, 60 secondi, o può essere appunto una scadenza più ampia, addirittura di qualche ora o volendo anche di giorni a seguire. La stessa cosa quindi vale per la call e vale per la put, quindi in questo senso scommettere su una call vuol dire appunto avere una aspettativa rialzista su un dato sottostante, scommettere su una put vuol dire avere una view ribassista sul sottostante stesso. Tutto qui, nulla di più e nulla di meno. Questa cosa possiamo andarla a evidenziare direttamente, vi faccio vedere, ecco qui, questo è il nostro, la nostra piattaforma appunto di Top Option, dove possiamo andare a vedere, vedete, direttamente un sottostante. In questo momento c'è semplicemente, vedete, c'è euro-dollaro che esce fuori di default, dove schiacciando su call o su put, cioè su up o down, noi rispetto al prezzo che in questo momento viene quotato, vedete 1.36595, noi avremo a distanza di un periodo di tempo che ci possiamo scegliere, come vi dicevo, e lo possiamo fare qui in alto, vedete? Possiamo sceglierci 18.15, 18.30, 19, eccetera, eccetera, ma lo possiamo fare, ripeto, anche rispetto a un orizzonte temporale più ampio, come vedete. Vedete, 7 febbraio, addirittura 14 febbraio. Quindi anche qua chiaramente abbiamo libertà di fare previsioni su orizzonti temporali che magari ci sono più congeniali. Da questa parte si può andare a scegliere direttamente il sottostante, vedete, nella prima parte vengono elencate direttamente tutti i principali cross valutari, e se andiamo più avanti, vedete, a un certo punto ci sono anche le più importanti azioni americane, vedete, Apple, Mastercard, IBM, eccetera, eccetera, Coca-Cola. Se andiamo ancora più avanti arriviamo anche agli strumenti a cui vi accennavo prima, vedete, più in basso abbiamo anche, vedete, commodities, quindi abbiamo ad esempio anche l'oro, il caffè, il grano, l'argento, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare, e questo è molto interessante, vedete, abbiamo sia il Nasdaq, ad esempio l'S&P 500 intesi come indice, e sia il Nasdaq e l'S&P 500 intesi come future. E anche questo, ripeto, è molto interessante, perché se magari alcuni di voi già seguono questi mercati, è chiaro che fare trading sulle opzioni binarie che hanno questi tipi di sottostanti magari può esservi più congeniale. Bene, allora detto questo, l'altra volta accennavamo, qual è un esatto approccio secondo il mio personale punto di vista per tradare le opzioni binarie? Non è certo quello di vedere un grafico del genere con un prezzo casuale, con un andamento che io da qui non riesco magari a decodificare in maniera corretta,
E quindi lo scopo quale sarà? Sarà quello di andare su un grafico dove magari mi trovo meglio perché magari già lo seguo da anni il mercato, o magari perché ho più dimestichezza con una piattaforma dove posso vedere magari il grafico più particolareggiato. Immaginiamo ad esempio una cosa del genere. Aspettate che vi ingrandisco il grafico così ci possiamo un attimo ragionare meglio sopra insieme. Datemi feedback quando vedete cortesemente il grafico e intanto io magari comincio a leggere qualche domanda così se posso magari riesco a darvi già qualche risposta. Quindi mentre voi mi date feedback se vedete o meno la schermata, io leggo intanto qualche domanda che mi fate in modo tale che posso vedere un attimo di eventualmente di rispondere. Allora, vediamo un po'. Allora, vedo che il feedback è positivo, quindi vedete tutti, perfetto. Allora, dove potete trovare grafici più completi? Qui chiaramente la libertà è massima, perché in questo caso il mio scopo non è quello di pubblicizzare una piattaforma in particolare, io vi sto facendo vedere qualcosa che utilizzo io, ma ripeto, avete ampia libertà, l'importante è che sia una piattaforma dove, ripeto, potete vedere in maniera particolareggiata sulla scansione temporale che più preferite. In questo caso io sto utilizzando il daily, ma è chiaro che se noi andiamo sulle opzioni binarie, devo in qualche modo andare su scansioni temporali, quindi su time frame più bassi. Ad esempio, potrei andare su scansioni temporali che vanno dall'ora in giù. Perché dall'ora in giù? Perché è ovvio che se io devo fare una previsione da qui a pochi minuti, o addirittura pochi secondi, o comunque qualche ora, è ovvio che ho bisogno di analizzare il grafico in maniera più particolareggiata e quindi un grafico lineare semplice non mi è, diciamo, così d'aiuto come invece potrebbe fare, ad esempio, un grafico come ho messo qui, vedete dove a un'ora si vede più o meno, vedete dalla linea tratteggiata in poi, quello che ha fatto ad esempio il futures su Nasdaq, scadenza marzo 2014, che ha fatto oggi. Vedete un movimento sostanzialmente di ritracciamento rispetto a una spinta ribassista, vedete che negli ultimi 2 giorni, escluso oggi, quindi parlo di ieri, e parlo della scorsa settimana, di venerdì, si è manifestata, come molti di voi sanno, sui mercati azionari. Ci siamo fino a qua? Domande e osservazioni? Fatemele tranquillamente, così magari mentre parlo io getto un occhio sulla chat e posso, ripeto, guadagnare tempo e poi rispondervi direttamente quando magari mi si presenta direttamente l'occasione. Allora, vediamo un po'. Allora, sui grafici più completi vi ho già risposto. Per quanto riguarda anche qui le opzioni binarie, qual è, cercando di analizzare concretamente la situazione, l'aspetto anche qui positivo? Siccome il broker, torniamo un attimo sulla piattaforma di Top Option, siccome vedete, noi osserviamo, aspettate che cambio un attimo scadenza, scusate. Ok, ecco fatto. Allora, stavo dicendo, se noi utilizziamo quindi un broker e automaticamente facciamo una previsione, noi vedete qui abbiamo 1,36577, quindi io devo in questo senso fare una previsione entro le 7 di stasera. Ricordatevi sempre che l'ora che state vedendo è l'ora GMT, cioè l'ora, per essere pratici, l'ora di Londra. Quindi cosa vuol dire? Londra, sapete, è un'ora indietro rispetto a noi, quindi se voi leggete le 19 in realtà stiamo dicendo le 20 e così via per tutti gli orari che troverete appunto sotto il menu a tendina che c'è, vedete da questa parte a destra. Quindi quando io clicco qui e leggo appunto 18:30, vuol dire 19:30, eccetera, eccetera. Questo, ripeto, per chiarezza. Quindi quando io metto 19, vedete, in realtà sono le 19:14, ma le 19 in realtà sono le 20, e quindi è una previsione che posso fare perché più o meno appunto questa opzione scadrebbe fra 45 minuti. E è un dato oggettivo, cioè il prezzo, immaginiamoci, come diciamo prima, il futures sul Nasdaq, fra 45 minuti ha solo due opzioni, tra virgolette, cioè due scelte: o quoterà a un prezzo superiore a quello ipotizzato o potrà quotare a un prezzo inferiore a quello ipotizzato.
non è contemplato il fatto che quoti esattamente quel valore, per cui in qualche modo io o guadagnerò o perderò soldi, non ci sono vie di mezzo. E questa cosa, diciamo, tutto sommato è oggettiva, no? Non dipende dal mio broker e non dipende dal fatto che io abbia, tra virgolette, puntato long o short, dipende dal fatto che il prezzo in effetti quoterà o sopra o sotto. Questo, come dicevo, già è un fatto positivo. Per quanto riguarda, qualcuno mi fa domande sulle opzioni a 60 secondi, anche qua è un mio personalissimo punto di vista, ma io amo fare, come poi in realtà farei se tradassi direttamente il sottostante, quindi in questo caso immaginiamoci euro-dollaro o il future sul Nasdaq, come vi facevo vedere prima sul grafico. La cosa importante è quello di farlo per come, ripeto, per il mio trading, per come sono fatto io, ad esempio da qui a tre quarti d'ora, perché è un po' come se facessi trading intraday, ripeto, direttamente sul sottostante. Fare previsioni a 60 secondi dal mio punto di vista, poi magari, ripeto, ci potrà essere qualche trader che magari avrà opinioni anche diverse, non dico di no, ma per come sono fatto io preferirei, ecco, fare una previsione, tra virgolette, a 45 minuti, piuttosto che farla a 60 secondi. Ok, spero di aver risposto alla vostra domanda. Ok. Benissimo. E per quanto riguarda appunto il top option, la cosa interessante da dire è per quanto riguarda vedete, questa è l'home page del broker. È direttamente il link che io vi faccio vedere e che il broker, appunto, come vi dicevo, è una cosa che ha creato appositamente per noi, e questo è l'indirizzo su cui potete andare a cliccare, perché si può andare a scaricare, perché avete un conto di prova, direttamente una guida molto carina, molto interessante chiaramente sull'analisi tecnica. Io questo link ve lo posso direttamente copiare nella chat, in modo tale che poi voi possiate in qualche modo copiarlo o direttamente andarci a cliccare. Eccolo qua. Quindi adesso vi dovrebbe essere arrivato appunto il mio link. Andate direttamente appunto a vedere in basso nella chat. Bene. Questa, ripeto, è la cosa interessante da dire dal punto di vista. Andiamo a vedere concretamente come muoverci direttamente nella piattaforma. Allora, qual è la cosa importante da fare? La cosa importante da fare non è certamente quello di andare a prendere uno strumento a caso o di andare a prendere, facciamo il caso del Nasdaq Future, visto che stiamo parlando di quello. Ok, vedete che al momento. Se io provassi, tra virgolette, a entrare, diciamo, long o short, quindi call o put, cioè up and down, dovrei fare una previsione rispetto al prezzo che sto vedendo battuto adesso. Vedete, 3491.1306. Se avessi fatto appunto call o short, se il mercato entro le 19:30, ricordatevi sempre appunto l'orario GMT, 19:30 vuol dire fra più o meno 11 minuti. Se starà o sotto o sopra quel dato livello, a seconda che abbia appunto colpito l'up oppure il down, quindi il call o put. Qual è però la cosa importante? Allora, sto leggendo un attimo le vostre domande, vediamo se c'è qualcosa di interesse generale, così ci possiamo un attimo allineare. Allora, il punto lo stiamo spiegando adesso, Francesco mi pare, sì, Francesco, e in quale direzione, con quale orizzonte temporale sono cose che adesso iniziamo a spiegare, quindi non ti sei ancora perso nulla, tranquillo. Allora, il broker certamente, ci scrive Paolo, certamente non lavora gratis, è ovvio, così come noi siamo sul mercato per guadagnare, anche il broker sta lì per fare quello, non c'è dubbio. Allora, uno dei motivi per cui ho accettato da parte appunto di Top Option e di Trend Online di fare appunto un webinar didattico su questo tipo di strumento, è proprio per sgombrare il campo rispetto a tante cose che ho sentito in giro, diciamo, su internet e sui social network in generale. Perché? Perché, come accennavo all'inizio, deve essere uno strumento, intanto devo capire bene come funziona. Vedete qui
vedi, questa è la scadenza, quindi fra quanto scade. La cosa che devo valutare, ed è il motivo chiaramente del guadagno del broker, è che intanto se io ad esempio immaginiamo che io investa 30 dollari, ok, sto dicendo una cifra adesso a caso, se io scommetto 30 dollari, immaginiamo call, quindi che il prezzo possa quotare rispetto ai 3.490 che diciamo prima possa quotare ad esempio sopra, cosa vuol dire? Vuol dire che io guadagno sostanzialmente l'82% della puntata che ho realizzato. Quindi se io ho puntato, immaginiamo 100, arrotondiamo a 100, vuol dire che se il prezzo quoterà sotto, se noi siamo rialzisti, perderò 100, se starà sopra guadagnerò 82, quindi guadagnerò l'82% della mia puntata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se voglio tradare questo tipo di strumento, devo stare attento a due cose in particolare. Quali sono queste due cose in particolare? La prima, aspettate che qui cancello, la prima è il grado di esposizione. Cosa vuol dire? Aspettate che cancello la lavagna, perfetto. Il grado di esposizione vuol dire una cosa molto semplice. Devo andare a valutare molto attentamente quale percentuale sul capitale totale io investo in ogni trade. Perché? Perché ho sentito su internet delle cose veramente atroci. Quali? Una persona scrive, mi sembra di aver letto, se io vado al raddoppio 7 volte di seguito, reintegro le perdite che ho fatto su un certo capitale che ho avuto in passato, che avevo in passato e che poi perdendo non ho più. Ora, voi immaginate quante sono le probabilità da un punto di vista statistico di fare 7 trades di seguito tutti quanti in fila, ogni volta rischiando il 100% del capitale e non potendosi permettere di perdere neanche una sola volta sui famosi 7 trades che dovrei fare in fila tutti quanti vincenti. Cioè, sto lavorando per mettere la statistica contro di me invece che a favore e cercare in qualche modo di perdere tutto quanto. Perché? Perché il paradosso potrebbe essere quello di fare magari 7 trades, 6 vincenti di fila e lavorando sempre sul raddoppio potrei perdere la settima volta, io avrei fatto su 7 trades 6 in guadagno e 1 in perdita e il risultato quale sarebbe? Che ho fatto meno 100% sul mio capitale. Non so se sono stato chiaro su questo passaggio perché questo è uno dei fattori fondamentali per fare trading sulle opzioni binarie. Ditemi se sono stato chiaro, fatemi delle domande senza nessun tipo di problema, siamo qui appunto per rispondere. Prego. Allora, mi sembra di capire che a grandi linee è chiaro. Allora, non so Antonio cosa intendi per trading sistematico con le opzioni. Se per trading sistematico intendi qualcosa di automatico, no, non c'è nessun tipo di trading system automatico come si fa ad esempio per altri strumenti finanziari. Quello che noi possiamo fare è fare una valutazione come, direttamente sul sottostante per valutare che cosa? Se noi chiaramente abbiamo un sistema dove intanto abbiamo detto ci esponiamo in maniera misurata, in maniera quindi congrua. Come faccio a definire un'esposizione congrua sulle opzioni binarie? Abbiamo detto il caso limite, cioè quello di investire il 100% del proprio capitale, non solo non è congruo, ma ripeto, è praticamente non è un rischio rovina, è una certezza della rovina finanziaria. Perché? Perché abbiamo detto se anch'io facessi su 7 trades, dico 7, ma va bene. Andrebbe bene 10, 20 o 100, è indifferente. Facessi anche su 100 trades 99 trades in guadagno, perché ogni volta rischierei il 100%, se io soltanto perdessi una volta avrei comunque fatto meno 100%. È chiaro che quando io ho un sistema di trading dove pur guadagnando il 99% delle volte io perdo tutto il mio capitale, voi immaginatevi che tipo di... è un estremo chiaramente, ma mi serve per farvi capire esattamente quello di cui stiamo parlando, e cioè è un sistema di trading che non potrebbe, non potrà mai, mai funzionare. Quindi questa è una cosa che chiaramente vi esorto a non fare, mi raccomando, a non fare. Qual è quindi la risposta a questa domanda? Cioè qual è la percentuale congrua secondo voi? Me la scrivete cortesemente in chat. Secondo voi qual è la percentuale congrua se il mio capitale è 100 che dovrei rischiare su un singolo trade?
sulle opzioni binarie. Vediamo. Allora, molti di voi mi scrivono cifre comprese fra 1 e 5, alcuni mi scrivono delle cifre più alte, tipo 10, o alcuni addirittura 20 o 30, ma sicuramente una percentuale giusta è sicuramente al di sotto del 5%. Perché? Facciamo un caso negativo, il che io in qualche modo abbia scarso feeling col mercato e che quindi sbagli. Se io rischiassi per assurdo il 5%, quanti trades dovrei fare in perdita per perdere tutto il mio capitale? Sicuramente più di qualcuno di fila, perché voi immaginate, se io perdessi il 5% su ogni capitale, chiaramente sto dicendo il 5% se noi ragioniamo su base 100. È chiaro che se poi il mio capitale diventasse 95, io per semplicità sto ricalcolando il 5 sempre su base 100. È chiaro che se io dovessi valutare il 5% di 95 sarebbe una percentuale, sarebbe in valore assoluto la stessa percentuale, ma sarebbe una cifra leggermente più bassa di 5. Però diciamo che per semplicità io rischio sempre 5. Se io perdessi sempre 5, dovrei fare 20 trades, come intuite bene, di seguito per perdere tutto il mio capitale. Una evenienza che teoricamente dovrebbe essere scongiurata se io mi muovessi anche col 50% di probabilità a sfavore e quindi l'altro 50% a favore. Per cui dovrei sicuramente lavorare con percentuali al di sotto del 5%. 5% ci stiamo tenendo larghi. Soltanto come esempio, ma sicuramente percentuali giuste sono comprese fra 1 e 5%. Quindi immaginiamo che il nostro capitale sia ad esempio 1000, possiamo iniziare con delle cifre relativamente basse, parliamo qui per semplicità di dollari, quindi in realtà meno di 1000 euro, come sapete, e quindi se il mio capitale fosse 1000, quanto dovrebbe essere la mia esposizione sul singolo trade? Dovrebbe essere una cifra compresa, come immaginate, fra 10 e 50 dollari. Questa può essere una esposizione congrua rispetto a un dato capitale che io ho sul conto. Posso iniziare con cifre molto basse e poi nulla mi vieta, quando magari divento bravo, acquisisco feeling, imparo a usare bene la piattaforma, magari a lavorare con cifre anche più alte che magari mi derivano già dai guadagni che ho realizzato. Chiaro fino a qua? Mi sembra di sì, perfetto. Allora, è chiaro, questo deve essere chiaro fin da subito, noi lavoriamo con i numeri, quindi non ci dobbiamo raccontare le cose. Il trader non si deve raccontare la realtà che immagina, deve guardare la realtà per com'è e i numeri ci possono aiutare a fare questo. E allora concretamente come ci dobbiamo muovere? È chiaro che se il nostro broker ha una parte, quindi una percentuale che giustamente in qualche modo prende per permetterci di fare la transazione, dov'è che in qualche modo io posso agire? Posso agire direttamente sulle percentuali tra virgolette, di uscita del trade. Cioè io dovrei non fare trade che hanno il 50% di probabilità di riuscita, perché è chiaro che se io guadagno 100 e perdo 85, scusate, se guadagno 85 e perdo 100, nel caso in cui io abbia il 50% di probabilità quindi di trade in guadagno, è chiaro che alla fine sarò perdente, questo è ovvio. Allora che cosa devo riuscire a fare? Qual è il mio compito? Qual è il mio lavoro? Quello di andare a fare trades che abbiano una percentuale di riuscita abbastanza superiore al 50%, tale da compensare il fatto che io stia guadagnando di meno rispetto a quello che potrei perdere se appunto la scommessa, tra virgolette, sulle opzioni andasse appunto non a buon fine. Come faccio a fare questo? Come faccio a fare questo? È molto semplice, devo andare a utilizzare direttamente l'analisi tecnica. Quindi che cosa faccio? Posso andare su una piattaforma, vedete, adesso qui vi ho messo ad esempio le azioni appunto che compongono l'indice del Nasdaq, vedete, che sto scorrendo adesso in diretta qui insieme a voi, e
E queste azioni che vedete, alcune di queste, come avete visto, erano comprese appunto nel paniere appunto che abbiamo intravisto prima nella piattaforma di Top Option. Quindi che cosa andremo a fare? Se abbiamo una di queste azioni che magari ci interessa, la possiamo andare a prendere. Vi ricordate, c'era ad esempio Apple? Possiamo direttamente trascinarla dentro e andare magari a analizzare il grafico per vedere, eccoci qua, questo è chiaramente sempre sul grafico daily, quindi se vogliamo fare, come vi dicevo prima, previsioni a breve, nel brevissimo periodo, chiaramente non è proprio il grafico più adatto. Quello che però è importante fare, visto che magari agli occhi di qualcuno le azioni o in generale gli strumenti potrebbero sembrare avere un andamento random, cioè casuale, è quello di andare a ricercare delle regole che in qualche modo il grafico rispetta. E ad esempio quelli che si chiamano pattern, no? Cioè degli andamenti ricorrenti nei prezzi a cui normalmente vengono sempre associate certe conseguenze. Quindi se io mi rendo conto che il mercato, dopo una certa configurazione di prezzo, adotta più o meno sempre poi un certo comportamento, posso andare a ricercare in maniera sistematica queste cose su un grafico e quindi pensare che se il prezzo riproduce certe condizioni, in qualche modo poi dovrebbe comportarsi nel modo che io posso prevedere. Allora, io che cosa faccio come trader? Quando io trado, ripeto, un'opzione binaria oppure il suo sottostante, devo andare a fare una previsione appunto rispetto al grafico. Immagino che alcuni di voi conoscano già l'analisi tecnica, voglio immaginare. Datemi un piccolo feedback cortesemente, o se qualcuno di voi utilizza magari l'analisi fondamentale, non so. Datemi un feedback per quanto riguarda l'analisi tecnica, se avete tutti delle conoscenze dell'analisi tecnica, visto che chiaramente riguarda in maniera soltanto indiretta l'oggetto del webinar di questa sera. Sì, Beniamino, mi puoi anche scrivere in email se ti sei perso il primo incontro, se vuoi qualche chiarimento in particolare, e che a fine webinar ti direttamente ti darò. Mi puoi chiedere anche direttamente l'amicizia su Facebook, poi ti farò nuovamente vedere direttamente il mio account, quindi senza nessun problema. Ok, vedo che la maggior parte di voi conoscono, tranne alcuni casi, conoscono l'analisi tecnica, quindi hanno perlomeno dei fondamenti. Quindi qual è lo scopo? Non è quello di andarsi a prendere sul grafico tutte le oscillazioni che il grafico in qualche modo ci mostra, ma è quello di andarsi, aspettate che sistemo bene il grafico, è quello di andarci a prendere in qualche modo e quindi a andare a filtrare dei trades che hanno la più alta percentuale possibile appunto di possibilità di finire al di sopra o al di sotto di un certo prezzo che noi abbiamo in qualche modo ipotizzato. Un altro vantaggio delle opzioni binarie, a differenza degli strike, delle opzioni diciamo tradizionali, è che ci possiamo andare a scegliere un prezzo molto molto preciso, quindi non ho semplicemente dei valori abbastanza distanti da loro che io mi posso scegliere, ma posso andarmi a scegliere esattamente quel livello di prezzo che io ho deciso in un certo determinato momento, rispetto al quale appunto io farò quel tipo di previsione, oltre al fatto di scegliersi, come dicevo prima, una scadenza temporale abbastanza appunto variegata. Allora, come si fa a fare una previsione? Bisogna avere in qualche modo un modello di analisi tecnica, perché altrimenti senza di quello non si può fare. Quando in coaching le persone che seguo mi chiedono, ad esempio, ma qualche cosa farà questo tale mercato domani? Allora, un bravo trader che cosa fa? Fa sempre un piano, che io chiamo appunto strategia, che è appunto una sorta di previsione, tra virgolette, dell'andamento che il titolo avrà il giorno dopo, il sottostante, il future, quello che volete, il giorno dopo, o se voi chiaramente amate previsioni di più lungo periodo, quello che potrebbe fare la settimana dopo, addirittura il mese dopo, a seconda del time frame che voi andate a utilizzare. E allora, se è così, ragazzi, sulla qualità audio, io considerate che sono connesso via telefono fisso, per cui se la trasmissione sta peggiorando non dipende da me, probabilmente dipende dalla vostra connessione internet, perché io sono connesso via telefono
linea fissa, quindi sto parlando direttamente al telefono. Sì, infatti si sente bene, perfetto, perfetto, bene, bene. Quindi magari controllate il vostro, per i pochi che hanno problemi, magari controllate direttamente l'audio delle casse o la connessione internet. Ok. Quindi dicevamo, devo avere degli strumenti di analisi tecnica che mi consentano in qualche modo di riuscire a capire quello che succederà domani. Allora, come faccio io in generale con le persone che mi seguono per fare una strategia? Normalmente le persone cosa fanno? Mi mandano una sorta di report dove appunto fanno una strategia per quello che potrebbe accadere il giorno dopo. Chiaramente non possiamo prevedere esattamente il futuro, però possiamo tracciare una sorta di una mappa di base del percorso che il prezzo potrebbe avere, sulla base delle quali io potrò decidere esattamente in quale direzione tradare, ma soprattutto, ascoltate bene, in quale direzione non tradare. Immaginiamo ad esempio quello che ha fatto il Nasdaq oggi, vi faccio notare. Allora, se io analizzo il grafico nel brevissimo, vedete, ad esempio vedendo soltanto le ultime candele, che cos'è che noto? Noto chiaramente un trend decisamente short, perché vedete il mercato nella seduta di venerdì e nella seduta di lunedì, le ultime due candele rosse grandi che vedete, ha inanellato chiaramente due ribassi molto pesanti, oltre ad aver fatto, come vedete qua sopra in alto, un pattern di inversione che per quelli che conoscono i pattern candlestick si chiama Hanging Man, quindi un pattern di inversione sotto il cui minimo appunto entrerebbero, almeno nel breve, appunto, posizioni ribassiste, quindi posizioni short. Però a vedere il mercato oggi che cosa ha fatto? Questa è la candela di oggi, la candela daily che state vedendo è in formazione, infatti vedete che il prezzo si muove, vedete? Cosa ha fatto il mercato? Vedete, malgrado il trend di breve fosse short, il mercato che cosa ha fatto? È andato esattamente sotto il minimo del giorno precedente, vedete di poco, probabilmente che cosa ha fatto? Ha fatto entrare short, vedete 28.01, 28.01, ha fatto entrare qualcuno short qui sotto. E poi lo è andato, come dico io in gergo, a riassorbire, cioè il mercato è andato nuovamente sotto i minimi del giorno precedente e come vedete al momento la candela è ancora verde, avendo fatto addirittura un massimo sopra 3.500 punti. Tenete conto che dal livello a cui eravamo qui intorno a 68-65 fino a 500, vedete sono quasi 35 punti di Nasdaq. Sapete che dentro ogni punto ci sono 4 tick. Quindi se parliamo di 35 punti, stiamo parlando di 140 tick sul Nasdaq. Tenete una posizione in perdita di 140 tick, soprattutto per chi lavora in intraday, sapete benissimo che è quasi inimmaginabile, perché 140 tick vorremmo tutti quanti prenderli dal verso giusto. Prenderli dal verso sbagliato, sarebbe ovvio e opportuno chiudere prima la posizione in perdita. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che il mercato, la prima osservazione che faccio, su cui vorrei che voi rifletteste anche per conto vostro, che cosa fa? Cerca sempre di, tra virgolette, indurmi ad agire in un certo modo, per poi molte volte fare l'opposto. Non so se ci avete fatto mai caso. Vi faccio notare anche qui, per esempio, vedete che il mercato, esattamente all'opposto, vedete qui, il mercato stava salendo da 3 giorni, vedete, dal 20 fino al 22 di gennaio. Poi che cosa ha fatto il mercato? Vedete che ha aperto sempre molto in linea rispetto appunto all'andamento dei giorni precedenti e aprendo abbastanza alto è andato a far entrare tutti i long sopra questo massimo, vedete il massimo del giorno precedente, e poi ha decisamente invertito pur chiudendo alto, abbastanza alto la sera stessa, vedete? Quindi che cosa ha fatto? Probabilmente ha fatto entrare persone long sopra i suoi massimi per poi andarsene a stoppare almeno sotto i minimi del giorno precedente, vedete? Quindi ha fatto più o meno l'opposto in direzione short di quello che ha fatto in direzione long magari proprio oggi. Ci siamo fino a qui? Ditemi se è chiaro, se avete domande. Bene. Se avete domande, tranquillamente, ripeto, scrivetemi di qualsiasi tipo, perché se sono di interesse generale rispondo direttamente, se magari riguardano cose particolari che esulano dall'argomento del webinar, magari ci possiamo sentire in separata sede via mail o direttamente, come vi dicevo prima, su Facebook, senza nessun problema. Perfetto, bene.
Molto bene. Allora, continuando questo discorso, cosa vuol dire? Come possiamo in qualche modo concretizzarlo per arrivare in qualche modo a una conclusione? E se io appunto sono in presenza di un livello fondamentale, quello che devo fare qual è? Che cos'è? È quello di andarla a evidenziare sul grafico, un livello che io credo perlomeno sia fondamentale, lo devo andare a evidenziare sul grafico perché ad esempio un massimo o un minimo daily, quindi ad esempio del giorno prima, o di swing se è un massimo importante di più giorni precedenti, o un minimo importante di giorni precedenti, perché magari quel minimo o quel massimo daily sarebbero degli ottimi punti di ingresso potenziale proprio con le opzioni binarie, perché probabilmente lì il mercato avrà un'accelerazione, magari ce l'ha rialzista, magari ce l'avrà ribassista, ma probabilmente avverrà un'accelerazione. È difficile che il mercato sosti su un minimo o massimo daily senza avere reazioni. È veramente molto particolare, normalmente può accadere, ma può accadere o in orari molto particolari o ad esempio quando in America i sottostanti sono chiusi. Immaginiamoci un giorno festivo o prefestivo dove magari appunto i volumi sono bassi e quindi il future magari americano non segue appunto le azioni che lo compongono, che compongono l'indice su cui chiaramente si basa il future, ma magari seguono semplicemente l'Europa, oppure è semplicemente l'Europa che muove magari l'indice americano. E allora se è così, abbiamo già un modo molto semplice per non andarci a cibare, quindi a prendere quello che il prezzo ci offre, che lo strumento ci offre in un certo momento come livello di prezzo, ma dobbiamo essere noi ad intervenire su un preciso livello di prezzo, perché già il fatto di essere quasi certi che lì ci sarà un'accelerazione, già in qualche modo diventa un fatto positivo, è quello che si chiama in gergo la definizione di un'area sensibile. Un'area sensibile che cos'è? Una potenziale area di supporto o resistenza dove probabilmente il mercato o rimbalzerà, tra virgolette, in maniera, molto netta o probabilmente perforerà lo stesso livello in maniera abbastanza netta. Ci siamo fino a qua? Datemi feedback. Perfetto, bene, molto bene. Allora, andiamo adesso in intraday, cominciamo a scendere, così ci cominciamo ad avvicinare, cominciamo a vedere il grafico per esempio a un'ora, vi faccio notare una cosa molto molto interessante, guardate. Allora, guardate cos'è successo, vedete questa grande discesa, diciamo che è stata la prima grande discesa che c'è stata. Guardate il mercato che cosa fa, questo per farvi vedere come si possono ricercare dei pattern, quindi dei rapporti causa-effetto su un grafico qualsiasi. Io noto che cosa? Noto che il mercato fa una grande discesa, chiude malissimo perché vedete le linee tratteggiate che vedete denotano chiaramente i giorni, quindi ogni linea tratteggiata è praticamente la mezzanotte che separa un giorno dall'altro. Allora mi avvicino, così vedete chiaramente meglio, vi faccio notare una cosa molto interessante. Guardate, il mercato cosa fa? Scende in maniera molto decisa, praticamente tutto il giorno, chiude malissimo, vedete, chiude praticamente sui minimi. Cosa fa in apertura? Scusatevi, metto bene il grafico. Cosa fa in apertura praticamente a mezzanotte, dopo neanche 2 ore che è chiuso, dopo neanche un'ora che è chiuso? Vedete cosa fa? Va a violare questo minimo, vi metto la linea, va a violare il minimo del giorno precedente e poi che cosa fa? Vedete? Comincia durante tutta la notte a fare un piccolo ritracciamento, scusate che non riesco a, perché ho purtroppo la piattaforma di, scusate, devo per forza, ecco, di GoToWebinar in mezzo, non riesco a vedere bene, ecco qua, aspettate, l'ho spostata, eccoci qua. Allora, dicevamo, scusate, rimetto bene il grafico, se no non capiamo, anzi non capite. Vedete, questo è il famoso minimo del giorno precedente che vedete. Il mercato cosa fa appena riapre, quindi praticamente a mezzanotte, poco dopo la chiusura, che come sapete avviene alle 23.15 con delle pause in mezzo, eccetera, eccetera, ma insomma di fatto diciamo, smette di quotare 23.15 da mezzanotte del giorno precedente. Poco dopo il mercato che cosa fa? Riapre, va a violare il minimo e poi che cosa fa? Vedete, vi faccio vedere piano piano, fa praticamente un ritracciamento, vedete, che dura molte ore durante la notte. Quindi,
Cosa ci ha dimostrato? Qual è la dinamica del prezzo dopo una giornata con una forte tendenza discendente? Il mercato che immediatamente in apertura che cosa fa? Viola il minimo e va a ritracciare. Il giorno dopo che cosa fa? C'è una nuova discesa, stiamo parlando di ieri, di lunedì, vedete che c'è una grossa discesa, il mercato cosa fa? Nuovamente chiude malissimo, vedete, sui minimi, parliamo oggi, quindi 28, vedete cosa fa? Chiude sui minimi e nuovamente fa la stessa cosa, in apertura viola nuovamente il livello e poi ritraccia praticamente durante tutta la notte e poi ha continuato chiaramente anche durante la sessione, diciamo, di apertura del cash, quindi dalle 15.30 in poi. Quindi vedete, abbiamo scoperto, questa è una cosa molto stupida da ricercare su un grafico, che il mercato in una determinata ora, a fronte di un andamento molto simile in due giorni in cui la tendenza è stata nettamente a ribasso, ha fatto due cose praticamente identiche che io potevo andare a traslare il secondo giorno osservando il primo. Un mercato che in apertura va subito a violare quel dato livello, lo va immediatamente a riassorbire e almeno durante la nottata o la prima parte della mattinata il mercato continua questa breve tendenza in direzione opposta. Quando noi, osservando un grafico, ci rendiamo conto di una cosa del genere, dobbiamo sfruttarla andandola a proiettare nell'immediato futuro. E questa è una cosa che si può, ad esempio, fare con opzioni binarie. Questo è chiaramente solo un esempio, ce ne sono tante cose che un bravo trader può dedurre osservando un grafico. E questa è una di quelle che appunto può fare. Quindi, ad esempio, i minimi del giorno precedente sono appunto dei livelli molto interessanti. Se noi vediamo che a fronte di questa violazione il mercato fa, ad esempio, subito in apertura un immediato riassorbimento, questo potrebbe essere un valore che si può prendere appunto come riferimento per tradare ed avere, ad esempio, rispetto a quel valore una view rialzista da qui a qualche ora. E quindi, qual è l'altro vantaggio delle opzioni binarie? Che io per guadagnare la cifra che ho messo in ballo, quindi ad esempio immaginiamoci l'85% della cifra che ho scommesso, non deve per forza chiudere 100 tick, 80 tick o 20 tick sopra, può anche chiudere un tick sopra. Quindi se alla fine del tempo il mercato quota al di sopra, se quota 2 tick, 3 tick, 10 tick o 100 tick, personalmente è uguale, non cambia nulla, cioè questo non influisce sulla mia potenzialità di guadagno. Quindi è una, ripeto, è semplicemente un bianco o un nero, o se lo vogliamo vedere dal punto di vista, diciamo, della roulette, è un rosso o un nero, dove sostanzialmente lo zero, cioè il banco, non esiste. Questo è un po' il discorso che possiamo fare. Ditemi se è tutto chiaro, perché siamo quasi addirittura d'arrivo. Bene, vedo che è tutto chiaro, perfetto, molto bene. Io vi ricordo il mio profilo Facebook per le persone che appunto con cui non ho ancora stretta amicizia, in modo tale che possiamo interagire anche su cose, ripeto, che esulano gli argomenti di questo webinar. Vi lascio la mia mail, ve la faccio vedere direttamente nel, vedete, eccola qui, superjambi@gmail.com, a cui potete scrivere senza nessun tipo di problema. E avrò anche vari tipi di appuntamenti anche fisici in varie città d'Italia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per quello anche potete visitare direttamente il mio account Facebook. Io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e soprattutto della presenza, visto che stasera anche eravate tantissimi. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi appuntamenti. Gian Vito D'Angelo, grazie a tutti.